iscrivetevi al canale. Siccome sono tutto scasciato proprio mentale, non riesco a seguire per molto tempo. Se ti piacciono queste repliche, puoi registrarti al mio canale. Semplice. Quando costa? Ah! Oh! Quando costa il movimento? Quando costa? Oh! Quanto cazzo costa? Me lo vuoi dire o no? Sto fattissimo, sorella! A voi non costa nulla. Ok, ok! Non costa nulla. Cazzo, guardi, pensi di pensare. Hai capito adesso? Ho capito, ho capito. Oh, fate come vi pare. T'ho detto che sto fattissimo! Ecco, mi sa... Via! Questo è per dire che oggi è lunedì, ragazzi. Lo so, è lunedì. E tra l'altro oggi è la festa, come cazzo degli si chiama? Degli alberi, degli alberi. No, è Memorial Day qua in America. Ma è messo un passaggio di aerei jet. No, non c'è nessuno. Stamattina ci ho messo un minuto a arrivare. Due coglioni, adesso ci metto un minuto a andarmene. Esatto. Ciao. Attenzione. 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 Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Ci siamo, sì. Ma soprattutto... ci sono anche io. Sì. Amici, sono tornato. Per fortuna è andata bene. Non sono ancora in formissima, ma cercherò di dare il meglio. Bravo. Hua! 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 No, no. È tornato. Hua! Hua! Eccolo! Allora ragazzi, com'è andato il weekend? Bene. Benissimo. Andiamo a presentare tutto vestito da parente che non vuole vestirsi elegante alla comunione del nipote. Ecco a voi Pippo Palmieri. Mamma mia. Oggi c'è anche la chicca. Sì. Buona. Sì. Buonissima. Ma wow! C'è anche la professoressa Bucaiola. Ecco a voi Letizia Puccioni. E poi lui, tutto sdrumato dalla Beer Run, la maratona con le birre. Provate a immaginare il disagio. Migliaia di ubriachi che corrono per Milano come degli zombie. Ovviamente il nostro distillatore di Malto non poteva saltarla. Bella la serata di sabato. Fabio Alisei. E poi, nella valle incantata fatta di tortellini, il vespaiolo incallito Paolo Nois ha affrontato la Walkie Races, la corsa più pazza del mondo, con una banda di scapestrati che come lui riversano i loro stipendi in mezzi storici. Si è stancato tantissimo, ma oggi, come potete vedere, è riposatissimo. Bellissimo. Perché? Ma perché ha dormito bene? Grazie a Riccardo Corrazzi. Grazie Riccardo. Grazie. E da Miami, colui che ha capito tutto e che si sta godendo la vita alla grande. Ecco a voi Marco Mazzoli. Marco, ho visto che hanno chiuso gli isolotti di Miami perché quei bastardi di turisti rilasciavano rifiuti ogni giorno. No, i locali. Ma la gente non ce la fa. Non ce la faremo mai. Tu pulisci da una parte e dall'altra sporcano come quei figli di puttana che buttano le sigarette per terra in città e dalla macchina, che oltretutto è pericolosissimo. È vero. Ma ti rendi conto che cazzo stai facendo? Stai lanciando una cosa che brucia a 600 gradi addosso ad altre macchine. Pensateci ora, prima di buttare un mozzicone fuori dal finestrino. È peto. Pezzi di stronzi. Ecco. E adesso... andiamo! Beh, non sono proprio ancora in forma. Mi andrà meglio. Buona diretta. Ciao Peto. Mamma mia. Meno male che è tornato, perché ragazzi, l'intelligenza artificiale con noi non funziona. Non c'è un cazzo da fare. Proprio con noi le nostre voci. Con noi non funziona, cioè proprio non riesce, non ce la fa. Si decolla. Spam. Parappapà. Pirimpi pum. Lo Zodi 105. Sì. Il programma più ascoltato in Italia. Buongiorno Italia, buongiorno. Buongiorno, buon lunedì, buongiorno, benvenuti, buongiorno. Sono un po' bollito io, ieri sera
Mi sono scolato una bottiglia di vino da solo ieri. Oh. Ero lì a guardarmi questa serie televisiva nuova che si chiama, che poi non è nuova, è fuori da un po', The Morning Show. Nuova per me, non so se l'avete vista. No. Fighissima, bellissima. Molto bella. Com'è che si chiama lui che assomiglia a Tony Severo? Cioè uguale. Ernesto Palla. Tony Severo. No, Spoonworth. Spoonsworth. Dai, l'attore che ha fatto anche Big Fish, se non sbaglio, no? Sì, quello che ha fatto The Office, è famosissimo. Non conosco. Spoonworth, ma sì che lo conosce. Tony Severo. È Tony Severo, ricco e bello. Chiamiamolo Tony Severo. È Tony Severo, Spoonworth, qualcosa di. Ma il comico, dici, quel comico un po' dimesso con gli occhi azzurri, piccolino, che sì, c'è su tutti i meme. Sì. No. Mai visto. Sì. Tony Severo, mai gli occhi azzurri, poi. Sì. Che cazzo si chiama lui? Ma, dai, no, aiutami, ma Billy chicca. Crudup? No. Steve Carell? Cram Fucketer? Edward Manor? Genier Patadud? No, The Office, guardiamo The Office. Lui, scusa, cazzo, The Morning dai. Show fai, no? Sandweiber. Sì, vabbè. Peter Night Shyamalan? Lui, guarda, lui. È lui, quello che ti dico io, quello che ha fatto... Steve Carell! La cena dei cretini. Te l'ho detto 10 minuti fa. Sì. Ma non è Spoon Weatherboards? No, non è lui, no. È Reese Witherspoon, è l'attrice. Che ha fatto anche una serie bellissima, che lui è il comandante di questa base che si occupa di andare nello spazio, il programma spaziale. No, ma The Morning Show è molto carino perché un po' mi ricorda lo zoo, ovviamente molto più in grande, nel senso che è il programma televisivo del mattino più visto in America e all'interno succede la qualsiasi. È tipo Boris. Cioè, sì, no, però questo è drammatico. Questo è drammatico perché il conduttore, lui, praticamente la serie inizia con lui che ha scopato tutte le persone nel suo programma e viene fuori il mega scandalone, no? Un po' come ho fatto io che ho scopato Paolo, ho scopato Pippo, non ho scopato la Puccioni né la Chicca, ma sapete che io ho gusti diversi. Meno male per loro, tra l'altro. Però non hai nominato Fabio, non è il tuo tipo? Perché... No, Fabio mi fa schifo. Beh, tu in radio ti sei difeso bene, amico mio. Sei l'unico che ha affondato le colleghe qua dentro. Beh, fondato le colleghe, qualcuna. Io almeno aspetto che si licenzino. Cioè. Ma no. Ma erano altri tempi. Cioè, infatti, lui dice: vabbè, ma cazzo, ma mi accusano. Io non ho violentato nessuno, erano tutte consenzienti. Da lì scoppia il caso. Vabbè, ma io non voglio spoilerare niente. Nella quinta stagione lui ha Alcatraz mentre lo violentano sotto la doccia. Ragazzi, ammette non è colpa mia se quando ero giovane e in auge eccetera ero attraente, mi saltavano addosso le colleghe. Cosa devo fare? Perché avevamo 25 anni in una radio. 25 anni. Avevamo 25 anni in una radio di 25 anni, erano tutti giovani. Ero molto più giovane, insomma, e ogni tanto partiva il battocchio. Tra i giovani insomma, si scopa. Il fiorellino era un fiorellino. Ma però quando non credo siamo dello stesso livello, ok? Quando te sei predominante a livello di potere e quant'altro. Vabbè, cosa c'entra? Mi sono schiacciato anche delle segretarie che adesso invece hanno fatto carriera, ma non di certo grazie a me. Cosa c'entra? Io sono amministratrici delegate, così. C'è una persona che ha fatto carriera alla nostra radio con cui non ho mai fatto niente, semplicemente l'ho conosciuto, ho detto questa è veramente in gamba, le ho dato il contatto e basta, poi ha fatto lei, ma senza... Dai, la verità, dai. Ma va, giuro, no. Facciamo usare le dita. Se vuoi faccio i nomi delle persone con cui ho avuto. No. È un lunedì tranquillo, è soleggiato. Vabbè, ma non ho fatto niente di male. No, va bene. Basta. Allora parliamo del fatto che pulirsi il culo costa il 44% in più. Minchia che roba allucinante. Oltretutto, siccome la zecca oggi parla della carta igienica, ci sono diversi studi, e questa non è una puttanata complottista, purtroppo è vero, si chiamano PFAS, che sono dei composti chimici che hanno trovato all'interno dei rotoli di carta igienica, quella classica, quella bianca, che non si degradano e sono collegati a diverse patologie, malattie autoimmuni, infertilità addirittura, e si parla anche di tumori. Vedi che c'aveva ragione Christopher, c'aveva ragione, quindi... Vi consigliamo di cercare alternative, magari fatevi il bidet o evitate di usare la carta igienica troppo frequentemente, quella bianca classica, perché è trattata con agenti chimici e insomma non è proprio sanissima. Allora, io ho trovato molto utile sedermi sul Roomba. Dovrebbero farne una apposta per l'anno. No, ma ne abbiamo già parlato di sta roba qua, dovrebbero veramente tutti comprarsi il water tipo quello giapponese, quello dove ti pulisce il culo lui e così non hai nessun tipo di contatto. No, basta usare delle salviette di tessuto, magari scampoli di vestiti che non usi più e poi lavi in lavatrice per la
cacca. La camicia di tua mamma, non so. Perché no? Col pigiama di solito mi asciugo quando mi masturbo. Tipo i vestiti di Fabio andrebbero benissimo. Tutti anche quelli nell'armadio. Anche quelli che ho indosso in questo momento. Comunque, allora, aumenta di brutto la carta igienica addirittura del 44%. Negli ultimi tre anni. Ma il motivo, io vorrei capire perché sta aumentando tutto, tranne gli stipendi delle persone. Esatto. Cioè, io ho una radio, ho un'azienda qua e ogni giorno, sai, c'è il rinnovo di un contratto, che ne so, della corrente elettrica, dell'acqua, di qualsiasi roba noi utilizziamo, anche i servizi, quelli tipo la messa in onda, no? E ogni anno non è che aumenta dell'1%, aumenta del 20, del 30%. E tu rispondi a questo, sì, ma la radio non è che guadagna di più. Purtroppo è così. L'inflazione, dico. Sì, ma l'inflazione può colpire solo alcuni settori, non può colpirli tutti. Cioè, cosa cambia in un software da un anno con l'altro? Niente, è la stessa identica macchina, stai usufruendolo dello stesso servizio, dov'è il costo in più? E loro ti dicono, ma noi costa di più la corrente, ci costa di più quello, e quindi è tutto un cane che si morde la coda. Faccio una domanda. Allora, aumenta tutto, no? Vuol dire che tutto costa molto di più. Quindi, con questa inflazione, con questo aumento dei prezzi, tutti comunque dovremmo fare più fatica, ok? A guadagnare, a mettere da parte dei soldi. Allora non riesco a capire perché il potere d'acquisto di una persona qualunque è sceso del 20% e quasi tutte le grandi aziende, le lobby, quest'anno hanno fatto utili per il 300, 400, 500, 600% in più. Mi sto domandando come mai? Cioè, come mai a loro l'inflazione non la colpisce e a noi sì? Questa è la mia domanda perché ti sei svegliato un po' tardi, amico mio. Ovviamente io ero comunista da quando avevo 14 anni. Ma non è comunismo questo, si chiama buon senso. Però non è comunismo. Appunto, ci sono prodotti e servizi dei quali non puoi fare a meno, quindi ti purtroppo stringi la cinghia e li usi lo stesso. No, ma tu sì, tipo però... la bamba, le prostitute. Ma non è quello, è anche l'autostrada. Qualsiasi servizio tu utilizzi oggi costa il doppio. Vai a fare la spesa. Ieri mia moglie è andata a comprare 4 cagate e noi mangiamo solo verdure. Ha speso $70, è tornata con un sacchettino. Allora dici, ma figa, ma come può aumentare tutto così in maniera esponenziale in così poco tempo? Ma nessuno tiene mai in considerazione che è l'utente finale che deve spendere i soldi. Se a un certo punto non ce l'hai più e c'è una... aspetta, guarda qua, l'Eurispes dice che oltre la metà degli italiani ha difficoltà ad arrivare a fine mese. 52%. Cioè, no, 57,4%. Cioè, è una roba allucinante. Addirittura il 32% è costretto a chiedere aiuto alla famiglia. Che diventa anche una roba un po' imbarazzante, no? Andare a chiedere ai genitori. Si rinuncia anche alle cure mediche, tra l'altro. Gente che non si sistema i denti, che non si cura, non si fa i controlli medici. È tutto voluto, ragazzi. Perché più ci impoveriscono e più hanno il controllo. Adesso il problema sarà che nessuno andrà a votare alle europee e questi continueranno a mettere là altre merde che si gestiranno tutto l'ambaradan. E non sai neanche chi sono. Non sai neanche chi è la merda che poi andrà là. Perché ci hanno messo tutti la faccia, tutti i segretari di partito. Vota me che non ci vado però. E non sai chi ci manderà. Cioè, se tu dici vota me, però poi mando lui, almeno dico vabbè, vediamo chi cazzo è lui, capito? Non lo sai chi sarà. Tu ti troverai le sorprese dell'uovo chicco. Io voto per Giuseppe Caramella. Quello che è venuto fuori, il mega scandalone, che adesso ovviamente non si ricandida per quello che è venuto fuori da Food for Profit. Tu lo conoscevi prima di questo documentario? Cioè, tu sapevi che questo era il responsabile dell'agricoltura europea? Non lo sapeva nessuno. Adesso lo metteranno ai trasporti. Almeno una volta dicevi, ce l'ho con Berlusconi perché ha fatto questo, oppure ce l'ho con Salvini perché ha detto questo, ce l'ho con Renzi perché conosci i nomi, ma quando arrivano là in alto... Cioè, sono cazzi, perché non sai chi cazzo sono. Dai, una roba allucinante, veramente. Non lo so, io continuo a dirlo. Dammi la base, Pippo, per favore. Se ci nominate re d'Italia, noi ci stacchiamo da questa Europa di merda. Noi staremo benissimissimo, voi bene. Noi molto, 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 molto bene. Mi sembra un ragionamento corretto. Però in maniera onesta e trasparente. Cioè, noi staremo bene, 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 bene. Tu starai bene, bene. Ma benissimo. Sì, ma dichiarato, Sì. Cioè, faremo, non so, io i discorsi tipo di fine anno a bordo di questa carrozza di Ferrari. No, bisogna essere un attimino un po' più al passo con la gente. Vuoi che ti faccio un ponte per andare da una parte all'altra? Faccio anche un ponte mio dove passo solo io. Certo. Vuoi un ospedale che offra tutti i servizi? Di fianco ce n'è uno stupendo. Bello. Solo vado solo io e i miei amici. Cioè, un po' a te, un po' a me. Dove guarisco la morte, capito? No, tu scusa, Paolo, in 2 settimane. È un po' a voi e un po'
po' a me, così dovrebbe essere. Sì, cioè, un po' a voi e il meglio a me. Cioè, esatto. Quello che funziona. Cioè, non so se hai presente la Coppa Malù. Io tutta la panna e quel pezzettino di cioccolato. Bravo, gelaterie. Voi panna, io cioccolato. Scusa, quindi Paolo, tu stai dicendo... Era così, un tempo era così. Tanto a me e un po' a voi. Adesso è tutto a loro e noi niente. Oh, mo è arrivata. Mo ci siete arrivati, mo ci siete arrivati. Adesso, mi raccomando, firmate anche l'accordino con il World Economic Forum, così proprio finita. Gestiscono tutto loro, non sapremo mai un cazzo. Allora, ti arriva qualsiasi roba, ha deciso lui, basta, fa lui, vedrai. Vedrai, vedrai la prima cosa che propongo, poi passiamo alla scenetta sulla carta igienica, è che voi mangiate. Scusa, però sminuire il lavoro di un collega così in due parole. Ma stiamo parlando è proprio di potere, da figlio di sto già puttane, esercitando, però. Prego. In piena esaltazione. Ma poi, scusa, esatto. Ma chi? No, scusa. Allora, io sono il re, tu chi cazzo sei intanto? Io vorrei sono sapere. Quello che sottomesso, però propone, capito? Ah, tu okay, approdi e io approfitto. È il tuo Goebbels. Allora, praticamente la prima cosa che pretendo è che voi mangiate la parte di ghiaccio al limone del Luke. Bravo. E io mi mangio la liquirizia. Però sai che, scusa, la liquirizia è sempre stata di mio esclusivo appannaggio, vorrei dire. Ma non lo fanno più il Luke? Sì, che cazzo lo fanno, c'è ancora? Sì, esiste ancora. Certo. E io voglio la vostra liquirizia. io devo decidere. Allora, devo far passare un periodo molto brutto a Fabio prima poi di dargli una carica importante. No, un periodo brutto, non so, ti devo mettere tipo a raccogliere alle il cotone. Poste. Sì. sai quei lavori miserabili proprio. Alle poste. Cioè, alle poste, a raccogliere qualcosa. Catasto. Non lo so, voglio che conti i capelli di tutti gli altri politicanti. Ce l'ho, Marco. Allora, io faccio il timpanista della gente che cammina, gli do il ritmo, capito? Sono lì in mezzo a una piazza con due timpani, boom. Io avrei preferito il sibilo. Tu vorresti fare il sibilo. Bello! La Puccioni dove la mettiamo però? La Puccioni... Puccioni a testa in giù. No. Ma no, poi è una donna onesta. Subito? Sì, lei è capro. La signora è capro. Vabbè, facciamo così. Sentiamo intanto che cazzo ne pensano gli italiani della carta igienica che costa 44% in più. Poi dopo disquisiamo ancora sul fatto che diventò re. Sul nulla. Andiamo. Da qualche tempo apri giornali e telegiornali e ti dicono cosa non puoi mangiare, cosa non devi mettere addosso, cosa non devi consumare. Ormai è tutta una corsa falsa, fasulla e di facciata a salvare il pianeta. E in quest'ottica, in questo solco, si inserisce la notizia di oggi che parla di carta da culo, perché pare che ogni anno ben 3 milioni di alberi vengano impiegati e distrutti per creare la carta con cui ci puliamo il buco del culo. Anche in questo settore, come in quello dell'energia, come in quello dei consumi, gli americani sono i leader mondiali del consumo di carta per il buco del culo, con 141 rotoli pro capite all'anno contro i soli 70 dell'Italia. Noi ci domandiamo perché un americano si pulisce il buco del culo il doppio di un italiano, non ce lo riusciamo a spiegare. Comunque in futuro dovremo probabilmente rinunciare alla carta igienica. Allora apriamo le linee e vediamo se voi avete soluzioni alternative. Apriamo con un vate, anzi un water in questo caso, Franco da Bari, direttamente dal camion. Vai Franco, vai. Che ne pensi? Andiamo tutti a cagare, andiamo. Se andiamo a cagare distruggiamo il mondo, Franco. Tu qual è la soluzione alternativa? Io non ne ho, tu ce l'hai, ok? Non lo so. No, speravo che mi illuminassi tu con la tua immensa creatività, Franco. Cosa ci puliamo qui? Alla fine la carta igienica serve solo per pulirsi il culo, io dici una volta. Sì. A un amico, ci senti, ci puliamo il culo con la mano e poi ce la diamo. E questa potrebbe essere una soluzione, perché la mano è biodegradabile, Bravo. Come mai gli americani consumano il doppio della nostra carta igienica? Allora, aspetta, perché noi mangiamo meglio di loro, quindi andiamo a cagare la metà di loro, capito? Quelli fanno sempre a cagare perché mangiano lo schifo. Cazzo, allora... c'entra. Cioè, secondo te noi caghiamo metà degli americani? Brucia, quelli mangiano a me, noi mangiamo benissimo, dai, in Italia si mangia bene, lo sai. E allora noi, per digerire quello che mangiamo, mettiamo più tempo. Quelli la merda vanno sempre a cagare. Dalla bocca al buco del culo senza passare dall'intestino. L'americano ha la culo fritta, noi invece l'abbiamo bello tranquillo. Che... Benissimo, Franco, ti do un abbraccione grande, vai a cagare. Anche tu. Ciao Franco, ciao. Andiamo da Chris da Bologna, vai Chris, di la tua, vai. Me ne frega un cazzo, Crucia, finché non fanno una canapa da fumare, me ne frega un cazzo. Questo non è attinente però. Come no, sempre lo faccio, cartine, solo cartine, Ritz, la Brown. Come fa lei con una cartina minuscola a pulirsi un intero buco del culo? Perché ce l'ho piccolo il culo, Crucia, non è allargato, semplice, basta una cartina per il lungo. Ecco. Una cartina per il lungo e lei quindi intinge il... Mi faccia capire la dinamica perché sono curioso, proprio dal punto di vista fisico, prego. Rollo la cartina sul dito indice, possibilmente il destro per comodità. Sì, lo sì. Passo lungo tutta la conca di culo, dall'alto verso il basso. La conca. Voilà! Con una cartina sola finisce l'operato.
Esattamente, a volte due, dipende da cosa mangiate. Se è piccante. Beh, certo, certo, ma è miracoloso. Dovrei provare, sinceramente, è veramente miracoloso. Provi, provi, si troverà comodissimo. E poi cosa fa? Se le fuma? Tanto sempre dalla esce la roba dei marocchini neri, che mi fotte, crucia, il sapore è quello. Non ho capito, scusi. Il gusto di quello che giri nelle cartine, crucia. Cosa? Sempre dal culo di un marocchino viene fuori. Cioè, secondo lei l'hashish nasce dal buco del culo dei marocchini? Assolutamente. Sarebbe da studiare come fenomeno. Anche lei è molto particolare. Mi sembra di averla vista in una puntata di South Park. Credo che sia uno dei pochi esempi umani di stronzo parlante. Arrivederci. Sembra un problema senza soluzione questo, ma per fortuna noi abbiamo un grande creativo fra noi. Mandracone, vai Mandracone, il tuo punto di vista sulla carta igienica, vai. Ma io ti dico, sono pro alla vecchia scuola, cagata, bidet e carta igienica lì sullo scopino che ti guarda. Cioè, in che senso ti guarda? Scusa, tu hai il rotolo di carta igienica che ti osserva mentre defechi. Sì, tu ce l'hai lì, no? Sai lo scopino? Sì, sì, lo scopino con... Bravissimo, tu ce l'appoggi sopra che ti guarda. Quando hai finito ti alzi con la mossa a piede puntale. Sì, com'è la mossa a piede puntale? Spiega. Allora, bidet a destra del water, piede destro puntato, ti alzi con una rotazione di 180 gradi, tu ti siedi, ti siedi stando attento ovviamente a non perdere materia in giro sui pantaloni e anche a non dare una coglionata sul rubinetto. E poi ti fai il lavaggio diritto. Cioè tu fai, diciamo, fai questa performance, questo plié alla Roberto Bolle ogni volta che cachi? Ogni volta che cago. E ti dovrò dire anche che una volta, e questa è una storia vera, mi è finita della merda su una maglietta a una cena e non me ne ero neanche accorto facendo questa mossa. Per fortuna servivano il profiterol in quel momento e quindi consiglio questa mossa almeno per non distruggere il nostro pianeta. Cioè, dai, basta usare la carta igienica, usate tutti la mossa del piede a puntale. Se hai il problema anale, usa il piede a puntale. Sei il numero uno, Mandracone, sei sempre il mago. Un bellissima abbraccio. Ciao, grande. Ciao Mandracone. E come sempre l'ultimo appuntamento della giornata è dedicato al mio grande amico, il mio pasticciotto, il mio orsacchiottino, il mio giovane unicorno brillante, l'amico mio da grade school. Amico mio, buongiorno, sono la tua metà. Cancelluni, puntuale, come un colpo di diarrea, con le occhi del lavoro, sì. Brutto, onto, perché te chiami? A Trento, cazzo, magari manda via. Se mai che fatto portare via a Trento, Non ricordo. Che cazzo mi chiami? Deve venire all'ultimo, porco. Non ricordo questo dettaglio. I dettagli inutili tendo a rimuoverli immediatamente dalla mia vita. Quindi non ricordo. Sì, se sei un dettaglio inutile, infame, maledetto, cane, non sa far la merda. Devi essere a telefonarmi, cane, trottolino, amoroso, tutù, da, torna per i coglioni. Senti, io sempre voglio il sangue, bastardo. Porco, droga, oltre a consumarla. Ma cosa? Infame bastardo. Ma smettila, dai, ma smettila di fare il moralista del cazzo, su, dai. Sei il primo, sei il primo pervertito pazzo che picchia le donne, lo sappiamo, dai, lascia stare, su. No. Bastardo, vergogna di parlare così, bastardo, cane. Dai. Se sei la posta per farmi venire all'ultima, bastardo, cane. Se dovevi affrontarmi a Trento. Sei tu che rovini i giovani, io li faccio divertire con il gioco, il sesso, la droga. Questo è bello! Vergognate, merda, con questi discorsi, vergognate! Penso che da vergognate! Ma cosa? È la verità! Cane. Apri gli occhi! Non voglio andare con la merda lì per radio! Dai! Bastardo, cane! Va bene, dai! Bastardo, maledetto! Allora facciamo così, giovedì prossimo faccio un caffè con il mio piccolo giovane unicorno, va bene? Giovane unicorno, cane! Sei dico, tutto il culo unicorno, bastardo! Vedi che sei violento! Sei violento! Sei un violento! Sei un violento! Un violento represso, vedi che sei un violento, sei tu che sei violento. Con non io. Te sono violentissimo, con te, cane. Pazzo. Con te sì che sono violento. Senti, pasticciotto. Non sono, rompami i coglioni, cane. Pasticciotto. Perché fai a dire che te lo dito, infame, bastardo, cane. Alza me stare, maledetta biscottino, merda, porco. Biscottino, ah, io sono. Per la porta di Cristo, il padone a me. Ma perché? Bello, se uno mi arrivi sotto ti scalderò vivo, ti staccherò la pelle, cane, e con la pelle nella testa, bastardo, su piccoli ugani in attacco su come Monte Rushmore, cane, e ogni giorno che passo, cane, te spumo addosso, brutto onto, bastardo, devi morire. Ma cazzo, ma è veramente un genio. Porca puttana, ti strappo la pelle della testa, l'attacco sui colleghi come il Monte Rushmore. Cazzo, ma questo è un genio.
e per questo deve essere torturato fino alla morte. No! Ci sentiamo la settimana prossima. Ciao a tutti, ciao, un abbraccio. Poverino! È stupendo. Allora, Puccioni, qualcuno consiglia, come la tua posizione nel nostro regno, la Puccioni la vedrai bene a soffiare sulle mani delle persone all'uscita dei bagni per asciugarle. Però anche col verso. E si allontanano le mani e si ferma. La Puccioni la mettiamo a pecorina? No, ragazzi, ragazzi, è una signora di una certa età. Poi Somaro Mazzoli, quel Paolo De Castro, eurodeputato, è stato ministro dell'agricoltura nel 1998. Che cazzo se lo ricorda? Col governo D'Alema. Somaro Mazzoli, dove cazzo eri nel 98? Mi stavo sicuramente scopando tua madre nel 98. Ma sicuro? Sì, nel 98, ragazzi, io chiavavo come un bastardo. Quindi tua mamma sicuramente me la son fatta. Vabbè, poi vediamo. Anche i 5 Stelle dovevano bloccare la casta e poi ne sono diventati parte. Ma è sempre così, è sempre così. La politica dovrebbe essere inserita come servizio di volontariato. Sì, esatto. Vedrete che non ci andrà più nessuno. È vero, ma deve essere una vocazione con degli obiettivi gratuiti. Ma sì, ma ragazzi, ma è tutto così, è sempre stato così. Non c'è un cazzo da fare. Dai, una volta che c'è la poltrona è difficile che vuoi levartela, no? Guadagni bene. Ma infatti, dici due cagate, diventi anche famoso. Questa roba qua è anche sbagliata, capito? Cioè, il politico non dovrebbe essere famoso. Non dovrebbe essere uno che appare in televisione ogni quarto il d'ora. Il problema, Marco, è proprio la poltrona. Ad esempio, se facessero in Parlamento con gli sgabelli, già la gente ci penserebbe. Oh, cioè, la poltrona è comoda. Invece lo sgabellino, quello lì, sai quello da campeggio che si apre? Il letto chiodato, ti ricordi quei letti chiodati per le torture? Vedi che nessuno è la mai più sta seduto. Oppure quella sedia di plastica che ha sempre una gamba più corta. Esatto, che se lì... Così. Oh, comunque, cambiando argomento e parlando di cambiamenti, Fleximan ha cambiato le leggi, ragazzi. L'uomo che ha abbattuto tutti i vari autovelox, la stretta sugli autovelox diventa legge. Ecco cosa cambia, sono tutta una serie di cambiamenti. Ora, intanto non è che il comune può svegliarsi la mattina e cagare 300 autovelox come cazzo gli pare. Adesso dovrà avere l'autorizzazione ad installarli dal prefetto, che è una cosa giusta. Non è che ogni comune, per fare cassa, allora mette autovelox dietro gli alberi. E il prefetto fa pronto, sì? Sì, sì, va bene. Posso esprimere una perplessità a proposito di questo decreto legge? Sì, perché prego. Questo decreto legge diventa legge oggi, perché, cioè domani, perché verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Ma i decreti legge, perché qui ci si dimentica come funziona, i decreti legge, se non vengono convertiti entro 60 giorni, decadono. Ah, fantastico. Decadono. Come sei pessimista. No, non sono pessimista, sono tutti intortamenti per le elezioni. Ma dai, manco fossimo in campagna. Ma questo è ovvio. Fra 60 giorni ci leghiamo, facciamo il nodo con questa notizia, no? Sì. Fra 60 giorni andiamo a vedere, riascoltiamo l'intervento, se hanno avuto ragione, gli hanno ragione, se no li andiamo a menare. Ah, sì? Comunque, se dovesse diventare legge, cioè se tutto viene confermato, c'è scritto che i comuni devono dimostrare che su un determinato tratto di strada dove si vuole posizionare l'auto velox vi sia effettivamente un elevato numero di incidenti. Per altrimenti i 60 giorni. Esatto. Quindi, però ha ragione la Puccioni, siamo sotto elezione. Ma tu hai mai visto la televisione questo fine settimana? Sono tutti lì a fare, a parte i bulli, a parlare di stronzate che nemmeno conoscono. Sono tutti in campagna elettorale, normale, in questi giorni. Ma senti, ma anche per questo che la nostra agenzia, che si chiama Scontri e Infortuni, fornisce ai comuni un numero tot di incidenti. Ci sono dei vari pacchetti. Noi ti forniamo la constatazione. Dai, tu velox nella posizione che cazzo dici tu. Ci dai le coordinate, noi ci andiamo a scasciare le mani. Facciamo 100 incidenti, 150, bastano un paio di furgoni. Anche 200, dai, che siamo a 200, poi andiamo, non gestiamo quei budget da carrozziere. Comunque, adesso, se vi interessa Scontri e Infortuni, mi dite quando ne volete, poi vi facciamo. Ma scusa, carrozziere, facciamo la camuffa. Ma che cazzo è? Che cazzo. E abbonda, che te ne fai? Sei sempre il solito democratico. Senti, visto che oggi è lunedì, vogliamo fare proprio gli italiani, quelli veri. Ci occupiamo del calcio. Del calcio. Che è finito ieri. Tutto il pazzo minuto per minuto che fa un bel riepilogo. No, c'è una partita in corso nel campionato immaginario nella mia testa. È il posticipo del lunedì. Cioè, da sempre, sai che io odio il calcio. Quindi per me è una fatica quadrupla a far sta roba. Però mi sto intrippando. Mi intrippo. Comunque c'è un campionato immaginario nella mia testa che continua e ci colleghiamo con quello. Prego Pippo, andiamo, va. Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
Un cordiale annate a morì ammazzati, cari amici all'ascolto, per l'anticipo della 32esima giornata di Serie A. I campi collegati quest'oggi sono due: Milano, dove l'Inter ospita il Lecce, e Udine, dove Udinì affronta l'Harry Potterese. Ma andiamo subito a San Siro, da massimo voltaggio. Grazie studio! Qui a San Siro è tutto pronto per il fischio iniziale! Inter che purtroppo deve fare a meno del portiere titolare Ragnateli, fermato dalla malaria. Al suo posto mister Strapazzotti è dunque costretto a schierare Guguru Junior, che con i suoi 144 centimetri è il giocatore più basso del campionato, nonché inesauribile fonte di pirotecniche e bestemmie. Diamo uno sguardo alle formazioni. Inter che, oltre al nano bastardo, scende in campo con Polpacci Analfabello, Fagianovic, Cento Falli, Sciupalattimo, Pappetta, Nippopotamo, Muflao, Fantacani e Kaiser Kotika. Formazione al completo invece per il Lecce di mister Stressati, che schiera Chiava Pazze, Scemuniti, Stremarella, Protra Troia, Wallerotti, Zebra Allegra, Belpus, Tanticamion, Spadaccinovic, Forforacci e Mamma Sterco. E sarà proprio il Lecce a battere il calcio di inizio. Gol del Lecce! Porco! Puttana! Porco! Ma sì, prendiamola sul ridere! Porco! Non l'ha presa sul ridere! A San Siro dunque il risultato è cambiato. Inter 0, quasi albanesi 1. Linea Gianni Vago. Grazie voce. Qui alla pista calciabile la partita di pallapiede è ferma per un'invasione aliena. Quindi io mi sono messo a guardare un porno sulla TV del cellulare. Ora vediamo che sono i neri ad avanzare. Ma la cinesina non indietreggia, anzi si inginocchia e fa l'assaggione mignottone proprio mentre nella stalla irrompono i nazisti. I neri e i nazisti iniziano a limonare duro, mentre la cinesina annoda i piselloni di tutti e poi si mette a capretta con una bomba a mano in bocca. Iniziano i lavori del traforo. Arriva un pipistrello zingaro e si mette a pisciare insieme al vescovo. Tutti fanno e una cicciona se la ride. Qui al porno sulla TV del cellulare alla cinesina crescono i baffi dal mal di cazzi. Linea lavadante fantasma. Gianni, stammi bene a sentire, voglio che mi mandi immediatamente il link di quel porno. Sto proprio cercando qualcosa del genere da proiettare al funerale di mio figlio. Se lo bocciano pure quest'anno, è la volta buona che lo strozzo. Intanto torniamo a San Siro da massimo voltaggio. Bene. Grazie studio! Sì. È un Inter con il coltello fra i coglioni, quella che va incessantemente all'arrembaggio della porta di Chiava Pazze alla ricerca del pareggio. Ora è sempre la formazione nerazzurra ad avanzare con il giapponese Nippopotamo. Da Nippopotamo bella imbeccata per Analfabello. Analfabello la controlla, finge di ballare la taranta e induce due avversari a togliersi le scarpe. Per poi metterla al centro per la corrente Sciupalattimo. Sciupalattimo la stoppa, inquadra la porta, si accende la pipa, conosce la sua futura moglie, si tatua un torero sulla coscia, compra un attico in Lomellina, manda gli inviti di nozze e si prepara a prepararsi al tiro. Da dietro arriva però Scemunitis, che lo stende con una randellata fra capo e collo. Rigore per l'Inter. Godo, godo, no, no! Sul dischetto va il portiere Guguru. Ma perché? Cazzo fai che sei più basso del pallone? Fischio dell'arbitro, tiro del nano, parata facile. Contropiede, contropiede del Lecce. Gol, 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 raddoppio del Lecce. Ti odio nano di merda. Quando è troppo, ora scendo e ti prendo a calci in culo fino all'inferno. Porco. Non è andata bene. Sei un nano. Bene, ora io vado a casa a leggere la pagella di mio figlio. Ci sono buone possibilità che io venga presto arrestata per strangolicidio. Ma non temete, continuerò ad odiarvi anche dal carcere. Bene. Ora andate a farvi fottere. Si è sparato. C'è dell'energia. Era l'ultima. È perché lui è leggermente interista, secondo me, ma proprio poco. Molto. Comunque, ci fermiamo un secondo. Il programma che non piace torna tra poco. Succhiateci il cazzo. Ciao. Ecco, bene.
Questo è lo Zoo di 105, il programma che non piace. È tutto vero. Che schifo che fai, che schifo. Ah, ho preso le tue difese. Ah sì, allora bene, bravo, grazie Paolo, ti voglio bene, grazie, grazie. No, diversi ascoltatori ci dicono: potete parlare delle nuove restrizioni della cannabis light? È qua una storia molto lunga e si rischiano anche un sacco di posti di lavoro per questa manovra. Ancora non è passata, nel senso però... un emendamento nel decreto, cioè nel disegno di sulla sicurezza all'esame della Camera. Sì, esatto. Sì. Propone di cambiare la legge a sostegno della filiera della canapa a uso industriale, vale a dire con quantità di THC inferiore allo 0,2%. Questo è quello che scrive. La proposta di modifica, una volta approvata, vieterà la coltivazione e la vendita dei fiori a eccezione di alcuni usi industriali. È molto sottile la linea, però non effettivamente è sottile, ci stanno privando dell'erba, non è sottile, dov'è sottile? Ma lei pensa così la linea. Ma non è sottile per niente. Lui si preoccupa delle canne, qui si parla della canapa, con la canapa si può fare qualsiasi roba. Non c'entra infatti niente. Uno prima diceva: "Ma invece di parlare della carta igienica, potremmo farla con la canapa per pulirci il culo anche col e bambù. Non inquina, sì, il bambù lo fanno già. Comunque ci sono un sacco di alternative online, ci sono delle aziende anche italiane, ragazzi giovani che hanno messo in piedi delle alternative alla carta igienica, quella classica bianca, che è veramente cancerogena. La lana di roccia, cagata, ad esempio. No, quella fa male. Comunque, aspetta, vieterà la coltivazione e la vendita. Eccezione. Così, se la proposta passerà, il commercio e la cessione verranno punite con le norme del testo unico sulle sostanze di stupefacenti. Ancora. Facendo marcia indietro di nuovo. La cannabis light quindi vorrebbe dire chiudere tutti i negozi che la vendono. No, ma poi siamo in un'Europa dove la Germania ha dato il via libera. La nazione più gnucca in questo senso ha dato il via libera. Ma tutto il mondo ormai. Non puoi paragonare la cannabis o comunque la marijuana alla cocaina. È una pianta, è come il peperoncino, cioè te la fai a casa. Ma di cosa stiamo parlando? La cocaina viene trattata con agenti chimici, la merda fa malissimo. Ma poi assuefazione, mentre la marijuana non dà assuefazione. No, ci sono sicuramente delle regole poi da mettere in atto, perché lo dicevamo l'altro giorno, non è che uno che si fa 200 canne e poi si mette al volante tranquillo. Ma qui non si parla di canna normale, si parla della cannabis light, che ha meno dello 0,2%, cioè proprio zero. E quindi non è inserita in nessuna tabella. E allora adesso mi avete rotto il cazzo. Allora, attenzione. Vedi, se divento re, Fabio, ti do questo settore. Bravo. Gestiscilo tu. Bravo. Cosa faresti? Vai. Vai. Gestiscilo, vai. Amore, dopo 3 anni. Allora, prima di tutto, la canapa come elemento naturale deve rientrare in qualsiasi tipo di lavorazione. Botanico. Quindi la Lamborghini deve avere i sedili in canapa. Giusto. In canapa. Va bene, giusto. I quaderni di scuola devono essere fatti in canapa. Bello. I preservativi devono essere fatti in canapa. Tutto. Ma arriviamo al succo, caro ministro, prego. Allora, prego. Salvini fuori dai coglioni. È un basso, ho il potere. Ci sta, è suo nemico, va bene, ci sta. È mio nemico, proprio lo odio. È che lui, vengono da lui tutte queste puttanate della campagna elettorale. È lui che se le studia di notte mentre abbraccia i prosciutti. Vada avanti, ministro, non stia a perdere tempo col nemico. Allora, secondo me l'uso dovrebbe essere comunicato fin dalle scuole elementari. Scusi, signor ministro, vorrei che rivedesse un po' l'uscita delle. Un po' presto. Faccio un decreto. Poi se passa, se non passa, io comunque non mi ritiro se non passa il decreto. Rimango lì per altri 5 anni. È una poltrona, giustamente, comoda. Sì. Allora, dalle scuole elementari nell'astuccio ci devono essere le cartine, i filtri una Marlboro Light senza. Ho cambiato idea, rimosso dalla posizione di ministro dell'agricoltura. È un po' estremista il ministro. Poi volevo dire che se alla cannabis ci parli, a lei non dispiace di essere tagliato. Ma scusami, è Lollobrigida che si occupa di queste cose, non Salvini, scusami. Sì, ma queste idee gli vengono a lui, come quella del servizio militare. Lui non sa più cosa fare in campagna elettorale, allora spara. Lollobrigida, ragazzi, è fantastico. È nel decreto sicurezza di Salvini, tra l'altro. Il decreto sicurezza però non è suo, dovrebbe farlo il ministro dell'interno. Sì. Che non è lui. Sicurezza stradale. Perché secondo te Lollobrigida è giusto che faccia quello che sta facendo? Mamma mia. Ma scusa, avevamo fatto un referendum
popolare sì. sulla canapa, sì. no? Non l'hanno fatto passare, cioè, non l'hanno provato. Avevo raccolto anche il quorum di firme certo. necessarie. Ma quando ti renderai conto che tutte le raccolte firme, tutti i referendum popolari non servono a un cazzo? È anticostituzionale, avevo raccolto mezzo milione di firme. Ma lo so, ma ci vuole una rivoluzione, te l'ho detto. Allora, facciamo una rivoluzione, mi nominate re, io sono trasparente, bravo. Mi prendo quel poco che mi serve, ma proprio in maniera totalmente trasparente. Poi per il resto faccio star bene tutti. Poi figurati, io sai che sono molto aperto di mente, cioè ho in onda un comunista da quando è iniziato lo zoo. Cioè, se fossi un dittatore, di sicuro non terrei uno che la pensa al contrario di me in onda, no? Cioè è normale, c'ho la Puccione, altra comunistona. C'è da dire che è di una bravura quel ragazzo lì. Quale? Il ragazzo biondo, dici? Quello comunista. Quello vestito di rosso oggi, il ragazzo con i polpaccioni. No, quello lì. I men con l'utero, no. Dicevo l'altro. I men presbite, no. Cazzo, veramente Puccioni, oggi sei man. Comunque, tira sulle maniche un attimo, fatti la canottiera tipo. Comunque non devi farlo per forza, sei sempre una giornalista. Comunque il referendum sulla cannabis non è stato ritenuto ammissibile dalla Corte Costituzionale, esatto. Quindi non l'abbiamo perché? Votato. Come puoi dire questa cosa seriamente mentre fai le braccia da culturista, sì. Scusa. E adesso perché non mi si vede? Se no ti facevo anche il caso dell'esaltazione perché del polpaccio. Sta facendo tanto sport, quindi. No, sì, bella, ti prego, siamo in troppi in questa stanza. È bella sta donna. Sta facendo tanto sport, quindi è molto contenta del suo figlio. Però decidiamo, allora, Pippo dove lo mettiamo? Ministero delle Marchette, ne creiamo uno sì. apposta. Del commercio, sì. Sì, del commercio, lui aiuta tutte le piccole e sì. medie imprese bravo, a crescere bravo, facendogli bravo. Marchette. Allora, noi facciamo okay, random. Pippo.it. Italia.pippo Pippo in Italia.it La chicca la mettiamo a gestire tutta la sezione dedicata. La chicca all'ingresso, così quando viene qualcuno dice mica no, animali. No, animali, lei è bravissima, fa un sacco di cose importanti in silenzio, senza dire un cazzo, lei è proprio brava. Wender, quindi lei abbiamo traslochi. No, Wender purtroppo i funerali, dai. Ma basta questa storia. Ah, sì, è il primo che va, dai. No. Ma scusa. Wender, ministro dei traslochi, che ne ha fatti solo 7 queste ultime 2 settimane. Comunque la chicca la metterei alla salute io, alla sanità. Beh, lo metterei anche. Guarda che Wender sarebbe adatto anche ai divorzi, perché quindi la famiglia. Bravo, la famiglia lo mettiamo, che ne avute 6. Fate quello che volete, basta che io non faccia un cazzo. No, ok, eccolo lì. Allora fai presidente. Sì. Comunque io credo che ci sia una soluzione per qualsiasi problema cioè. All'interno di questa multinazionale che si chiama Franco. Franco poi ha Franco Farm, Franco Car, si chiamano holding. È una holding, sì. Ha un sacco di aziende, Franco Casa, certo. Ne ha fatte veramente di ogni. La casa farmaceutica sta dando grandi comunque risultati, certo. Devo dire. Quest'anno sono stati indagati credo solo 56 volte ed è un'azienda bella, sana, che produce prodotti che vengono utilizzati ogni giorno da miliardi di italiani. Prima di morire, cioè. Sì, è ovvio. Anche dopo, incredibile. Sentiamo cosa hanno inventato stavolta, andiamo, vai. Pubblicità. Hai spesso sintomi diversi? Cioè, sì. Io non capivo, provavo la febbre una volta ogni ora durante la giornata, ma niente, mi veniva spesso mal di testa e allora andavo a pronto soccorso per un attacco. E dopo ore e ore di attesa, niente, stavo male e nessuno capiva cosa avessi. Ogni giorno nel mondo miliardi di persone stanno malissimo, oppresse dal peso dei loro sintomi multipli più disparati. Ogni mattina mi sentivo sempre un leggero peso sul petto e allora mi provavo la pressione prima di alzarmi, ma niente. Poi mentre mi lavavo notavo sempre uno strano pallore in faccia e allora mi vestivo di corsa per andare dal dottore, ma ogni volta mi diceva che non avevo nulla e questo accadeva tutti i giorni. Ma io stavo male, tentavo di dirglielo, ma lui non mi capiva, stavo male. Quando accusi sintomi bruttissimi sì. che di fatto non ci sono, non attendere il medico. Corri subito in farmacia. La ipocondria. La Franco Farm, prestigiosa azienda leader nella produzione di medicinali che sono palesemente delle truffe, ha brevettato un farmaco in grado di rendere reali i tuoi sintomi immaginari da ipocondriaco. Scusa. Ipocondriaco Stop 10 millilitri. Ipocondriaco Stop 10 millilitri si presenta sì. sotto forma di piccola similboccetta in similvetro da simil 10 millilitri, sì. contenente del simil liquido, simil trasparente, simil veleno, come anche indicato nella simil etichetta con sopra il simil teschio con le simil ossa simil incrociate. Vi basterà assumere qualche goccia direttamente sotto la lingua e, in men che non si dica, nel migliore dei simil casi verrete portati via da un'ambulanza e curati bello. Senza attesa
attesa al pronto soccorso come avete sempre desiderato. Oh, Ipocondriaco Stop 10 ml è un prodotto Franco Farm. Sì. Attenzione, l'uso di ipocondriaco stop 10 ml ha sicuramente degli effetti collaterali devastanti, certo, come immediato cambio di connotati in Popeye e a voi gli spinaci non piacciono. Che schifo. Aia. Un mini missile terraria che parte dalla vostra bocca non appena accennate uno sbadiglio. Ipersensi di colpa e conseguente tristezza atavica ad ogni unghia dei piedi che tagliate. Un sassofonista blues senza tetto che vi sveglia ogni mattina con un assolo malinconico e voi gli date 5 euro per il servizio per sempre. Ma perché? Mutazione della mano sinistra in aquila americana incazzata nera. Teletrasportato immediatamente in pronto soccorso ad ogni starnuto. Subito. Colpito alla schiena da proiettile vagante non appena approcci una bella ragazza. Ma perché? Scusa. Piedi a caccavella che emettono il consueto suono ritmico anche da fermi. Solo dialoghi in barese stretto in ogni tuo ricordo d'infanzia. Cancellazione immediata del volto e velocissima sostituzione con tutti i pezzi di Mr. Potato, ma messi a caso stile Picasso. Che schifo. Cose bruttissime a te, solamente a te, ma che ora non posso dirti. No, anche il mistero. Vabbè, sviluppo di forte dipendenza da mutande usate, ma solo le tue. Vai a letto a casa tua e ti risvegli inspiegabilmente tutti i giorni in ufficio, nudo e con un enorme dildo in mano. Sempre solo gente che mima il muro invisibile attorno a te per sempre. Ma che ansia. Mutazione repentina del tuo corpo da stato solido a gassoso ad ogni passo e con tanto di scorreggina rumorosa, ma no, simpatica ad ogni trasformazione. Ma non è simpatico mai. Dita a fischietto da calcio. Comparsa di una trincea ben difesa tra la tua camera da letto e il tuo bagno che ti impone lunghe negoziazioni ogni mattina per fare la cacca. Ma con chi? Capelli omofobi che si girano dalla parte opposta appena si incontra una persona gay. Ma che... Curiosa perdita della capacità di leggere a bassa voce. Morto per noia durante un lancio in paracadute. Hai capito, ipocondriaco del cazzo? Da oggi potrai stare male sul serio e farti curare d'urgenza grazie a Ipocondriaco Stop 10 ml. Ipocondriaco Stop 10 ml è un prodotto Franco Farm. E con la prima confezione in regalo la riproduzione di un dito indice di Shaquille O'Neal da infilarti dove meglio credi. Ma no, ma cosa te ne fai? Grossa, è grosso, grosso. Volevo rendere felici alcuni ascoltatori che da un po' di giorni rompono il cazzo e dicono vorremmo riavere i puglieni, eccetera. Ho obbligato Paolo con la forza e quindi ci sta lavorando. Giusto Paolo? Vero Paolo? Sporcacciona. Ma poi dovrebbe fare. Allora, Dua Lipa bisogna insegnarle a fare il balletto alla Totò. Quello di Shakira. Allora. Ma da lei verrebbe bene, lei sarebbe figa anche lì. Sì. La nostra chicca oggi mi ha dato una notizia molto divertente di un uomo che nel 1857 divenne famoso per la sua capacità di riprodurre con le sue scorregge canzoni tipo Sole Mio o anche l'inno francese. Cioè, no, ma veramente, guarda che è molto interessante la sua storia. Questo si esibiva anche al Moulin Rouge, cioè era, certo, era un fenomeno. Con le finestre aperte. Sai però che fu lui a ispirare Ugo Tognazzi per il famoso film Il Petomane? Il Petomane, è vero. Ma no, non credo. Sì, è vero. Il Petomane è una storia vera. Bellissimo. Lui si chiamava Il Petomane e praticamente diventò famoso all'inizio perché riusciva a spruzzare acqua dal culo. Non sto scherzando. Questa era... Poi ha detto, no, forse è meglio ingerire l'aria e ha cambiato il suo spettacolo. Quella dell'acqua dal culo basta che vai su OnlyFans. Ce n'è proprio 5,99 euro. Ma non solo anche davanti. Il film di Tognazzi era molto bello, nonostante parlasse di scorreggia. Già. Ma senti che bello. Allora, lui andò al Moulin Rouge a suon di rumori intestinali, tuoni di temporale nei suoi spettacoli. Non solo era in grado di spegnere candele a varie distanze, ma anche di riprodurre con il suo inconfondibile stile i suoni più disparati. Passando per frastuono di un terremoto fino all'esecuzione di alcuni brani musicali. C'era, vabbè, O Sole Mio, l'inno francese e poi un altro pezzo molto famoso. Però scusa Marco, vorrei ricordarti che Paolo in tempi non lontani è riuscito a riprodurre l'inno americano. Sentiamo. Sentiamo, vai. Ah.
Come hai fatto, Paolo? Meglio di Bocelli. È stato un rimaneggio di palmiere. Però la base c'era. La base c'era. No. Fai sentire l'originale, ce l'hai senza la base? Lo sto cercando. No, perché lui adesso cerca di togliersi i meriti. Ma qua, ragazzi, questo è l'originale. Lui aveva fatto anche la base. Pensa che intestino educato. Diamoci ciò che diceva. La più grande e bella scorreggia mai passata in questo programma l'ha fatta tua moglie. Sì. Mia moglie. Vabbè, ma l'uragano. Sì, però quella lì è uno strappo, non è così creativa. Cioè, quella fu la scorreggia. Quella è l'Armageddon, Marco. Sì. Cioè, sì, il meteorite che seppellisce le forme di vita. Adesso mi odierà la Michina perché l'ho nominata. Ma no, l'ho trovata. Senti, senza base, senti, Sì. Questa non è intelligenza artificiale. Me l'ero scordata, il mio culo sta piangendo. No. Sì. Questa è intelligenza anale, ragazzi. Perché il rettale. Sì, perché Paolo ha più cervello nel culo che nella testa. Tanta aria. Comunque. Ma ragazzi, in quel periodo si vede che era così. Allora, studiandomi la storia di questo scorreggione, sono incappato in un'altra storia di questo personaggio che si chiama. Aspetta, che va. Faceva gli origami con le palle. No, va approfondita. Lui si chiama Mike Markham. E praticamente sostiene di aver inventato la macchina del tempo. Nel senso che ha fatto un esperimento ed è riuscito a spostare una vite di diversi metri attraverso questo sistema che aveva creato, no? Lui già considerato un genio a scuola e tutto il resto. Stiamo parlando degli anni 90 comunque. Sì. In realtà lui voleva costruirsi la macchina del tempo per riuscire a comprarsi i biglietti, insomma, a vincere al Superenalotto. Cioè, questo era il suo scopo, no? Vabbè, ma è un po' lo scopo di tutti, dai. Anche Ritorno al futuro alla fine si basa su questo. Il problema è che gli serviva molta corrente. Cosa ha fatto? Siccome prima ha cercato di comprare questi trasformatori molto grossi, ma costavano troppo. Dai libici, credo. Ha rubati nel suo paese, da una centrale elettrica, ha rubato i trasformatori, mandando in blackout tutta la città. Lo hanno sgamato, l'hanno arrestato e quindi poi dopo l'hanno rilasciato, ha fatto poco tempo in carcere. Quando è uscito, l'hanno intervistato in radio, lui disse: ho deciso che la farò in maniera legale. Insomma, pare da quello che raccontano le storie, non so, sarà una stronzata sicuramente, che una volta che lui ha costruito la macchina del tempo è sparito, cioè è scomparso. Non si sa più dove cazzo sia finito. Perché Bezos, perché no. Forse le batterie le aveva comprate da qualcuno di siciliano essere, e non gliele essere, ha pagate. Ma sarà che qualche essere. Governo magari ha capito che forse, ma non è che magari ci riesce veramente. Comunque cercate Mike Markham, la sua storia è online, ci sono mille versioni. Comunque è scomparso. A me è comparso un porno, sarà per il Markham. Qualcuno dice che è diventato ricchissimo, è riuscito nel suo intento, altri invece che si è fulminato. Io non lo so, adesso appena hai cominciato a raccontare questa storia, ho visto proprio nelle retine la CIA. No, questa cassa del 7-Eleven con Mike Markham che passava sopra le Pringles. Guarda che comunque tu fai tanto lo spiritoso, ma siamo tutti affascinati dai viaggi nel tempo, cioè tutti vorremmo poterlo fare. Quel film lì è rimasto nella testa di tutti per quel motivo lì, non perché c'era la DeLorean, anche perché la DeLorean, ragazzi, l'altro giorno, minchia, sai che è come andare in giro con una bella figa nuda in braccio? Non so cosa sia. È una tortura. Ogni semaforo tirano giù il finestrino. Uè, cosa fa la macchina quando arriva a 88 miglia? Dico, niente. È già un miracolo se arriva al distributore. A 70. No. Poi scende il tipo: posso fare una foto? Vai, fai la foto. Ma è sempre lo stesso, poi. No, ma ti dico: è un incubo. Se ti fermi al distributore, è finita. Inizia. Arriva quello, sai quello che fa finta di niente fischiettando e si avvicina sempre di più. Dico, lo metto adesso... un gigolo. Ma ce l'ha il flusso canalizzatore? No, non ce l'ha il flusso. Parlano tutti così. Sì, tutti così. Perché sono un po' mangali, capito? Ma perché tu dovresti, Marco, comprare la canadese da DeLorean, che è questa tenda che si mette sopra. La gente vede questa tenda che va e non sa cosa c'è sotto. Ma io ho sempre avuto questa. Io odio farmi vedere. Cioè, io ho le mie cose, sono molto geloso. Ma sin da ragazzino, ho fatto quello che poi è stato raccontato nel film, no? Mi ero preso una macchina costosa rubando i soldi a mio padre, cosa di cui non sono orgoglioso per niente. Ma non andavo dai miei amici a farlo sborone, cioè me la tenevo per me, le ho sempre fatte per me ste robe. Perché era frutto di un furto, ricordiamo. Sì, vabbè, a parte quello, una roba di cui mi vergogno ancora oggi, vabbè, frequentavo brutta gente ai tempi. Però quando vado in giro con sta macchina, io sono geloso, non voglio che la tocchino, cioè non sono uno
uno che va ai raduni perché poi ho paura che qualcuno ci faccia qualche pirlata. Lo so, sono malato, sono malato. Dovresti, ragazzi, portarla in giro, secondo me, in una borsa nera. Bravo, enorme, no, grandissima. Poi la tiri così, sai, tipo l'aratro. Ma tu, bravo, non si sa, bravo, cosa c'è dentro. Tu lo sai, però, e ne gioisci, capito? La gente, ma sai che secondo me qualche esperto riuscirebbe a riconoscerla anche in un sacco nero, sì, quella, certo, bastarda. Beh, sicuramente in un sacco nero è più a suo agio che in strada in questo momento. Poi figurati, adesso che la macchina finalmente va e fa anche un bel rumore, brum, perché brum, ha gli scarichi aperti, così. Cioè, adesso attira ancora di più e rompi i coglioni. È un incubo, cazzo. Cambia la macchina, cambia. No, 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 quella è la mia lapide. Anzi, è la mia bara. Lapide. È arrivato insieme il momento di Herbie, il maggiolino tutto matto. No, 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 sì, no, sì, no. La macchina. Quella macchina, parla, lì la userò quando morirò. Ho chiesto a mia moglie di farmi seppellire nella macchina vestito come, però, un coglione. Posso darti un consiglio? Se tu non, dimmi, vuoi che le persone si avvicinino a te per farti domande, che comunque un po' sparo, si... sparo, sparo. No, non c'è il finestrino piccolo. Allora, cioè, allora fai così. Allora, prima di tutto prenditi, conficchi un coltello nella spalla. Sì. Poi ti fai due codini proprio con una parrucca, no? Ti fai due code che scendono qua e poi ti sfreggi tutto il volto e scendi una maschera di sangue dalla macchina. Sì. Le persone, okay, secondo me non ti infastidisco. Se no, Marco, tu ce l'ho, dici, io l'idea. Allora, con una apriscatole fai un buco con una K47, sì, a tracolla, ah, magari. Can. Fai un buco circolare sul tettuccio e metti fuori la torretta col mitragliatore. No, no, alla, no, Mad, cioè, Max. Deve scendere. Ma un, non c'è un cazzo, non c'è lo spazio. C'ha le portiere, torrettina, che si aprono. Niente. No, periscopio, non niente, non sta un cazzo. Se no, corri giù dalla macchina sparando verso l'abitacolo come se stessi sparando a qualcuno in macchina. Esatto. Nessuno si avvicina a guardare cosa c'è dentro. Ogni volta che apri la portiera ti butti giù, pom, 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 e te ne vai dentro. Di, se no, scusa, il classico mimetismo: dipingi una fiancata col colore del palazzo. Così sei mimetizzato. Giusto, giusto, giusto. Anche questa è bella come soluzione. Bella, bella, bella idea. Sì. Solo che devo ogni volta scendere. Ma, coi, ma sei bravo a disegnare, cazzo. Ho capito, figa, con le tempere. Stesso, no, sempre lo stesso luogo a fare benzina. Sì, stai fermo. Sempre lì, sempre appoggiato, lì. Appoggiato, dici, guarda quello appoggiato al palazzo. No, che poi sta roba qua mi evita di usarla. Quindi io ce l'ho sempre ferma in garage. Cioè, perfetta, allora, immacolata, vabbè, ma sono un collezionista, cazzo vuoi? Infatti. Scusa, quando tu vai ai tuoi radunini pepepepepe con le tue vespine, scusa. Mancava sminuire le passioni altrui. Prego, prego. Distruggi la passione di decine di migliaia di persone in Italia, vai. Ma no, dico tu, quando vai con la tua vespetta, certo. La tua motoretta, no? Cioè, non sei geloso quando gli altri te la toccano? Cosa sono gli altri vespisti? Gli altri meravigliosi, grandi collezionisti. No, sinceramente no, perché comunque quando vai ai raduni le persone ti rispettano, non è che ti toccano il veicolo. Quasi tutte. No, 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 che cazzo. Ma senti, ma pensavo l'altro giorno quando guardavo la tua live mentre filmavi tutto con gli occhiali, eccetera. Sì. Ma cioè, ti trattano come una star quando vai lì? Cioè, no, sei ma il... sei scemo. No. Vabbè, insomma, sei famoso. No, gli parcheggiano proprio in faccia. No. Alla buona. Ma no, guarda che quando ti accomuna una passione, cioè, allora, là può arrivare Gesù con le stigmati, ma se ha una Vespa parlano della sua Vespa. Alla Birrana è venuto Gesù, o almeno io l'ho visto. Dopo la terza tappa. Fabio, Marco, io ti ho visto in cima a un furgone, ma, ubriaco, ma, merda, Marco, ma, vestito come bellissimo, un bambino, no, scemo. Eh beh, avevo, cioè, i pantaloncini da corsa, le scarpe, no, da corsa. Ma le calzette di spugna che arrivano a metà caviglia non si ma sono le Puma, servono per correre. Ma no, sono, ma le servono calze per da far corsa. Figure di merda. Ma, non, sono, ma è possibile? Calze da corsa. Ma neanche in uno sport riesce a essere, ma, Marco, decente. Scusa, le calze ma da corsa sono roba? Quelle lì. Sono calze da corsa, Puma, quelle lì. Nere così a metà caviglia come uno scemo. Scarpe nere, calze nere, pantaloncini neri. Maglia bianca, mia, parzialmente gialla dalla birra. Che brutta. Se immagine. Non passare in piazzale Loreto. È un attimo. Per fortuna siamo passati l'aria. Vai a un raduno, Marco, giochiamo, vai, che abbiamo un ascoltatore da Brescia. Andiamo, vai, vai, che c'è il gioco. Mettiti a sedere, inizia il gioco dei giochi. Stronzate, a noi ci piace così. Scacciuppa. Vinci che hai vinto, segui il tuo istinto. Vinci che hai vinto, il gioco è bello spinto. Vinci che hai vinto, segui il tuo istinto. Vinci che hai vinto, il gioco è bello spinto. Scusa,
Scusate un secondo, ma uè bullo americano, siamo simili io e te. Ho una delta evoluzione verde York, ma minchia, 200 mila euro. Ma che mezzo. Ecco, quello è un altro sogno, però ormai è impossibile, costa troppo. È inarrivabile, costa troppo adesso. Quando ci vado in giro succede lo stesso, però ammettilo, ti fa sentire figo, a te fighetta, sei un grande, grazie Nunzio. Che bella macchina, mamma mia. La Lancia Delta Evoluzione, te la ricordi almeno quella, Fabio? Sai cos'è? Almeno mi quella. Mi ricordo la Lancia Delta Integrale, qualcosa da fare. L'evoluzione è una roba da perdere la testa. Quindi prima era dinosauro, poi è diventata mammifero. Niente, non c'è niente da fare. Ospitiamo Mario da Brescia. Buongiorno Mario, benvenuto nello zoo. Buongiorno, come stai? Marco. Come stai? Cosa fai? Cosa fai? Cosa fai? A proposito di scaricaperti, ho squicciato, figa. No, ha squicciato. Grande. Grande, ha squicciato. Pensavo salisse su una macchina, accendesse un motore. No, invece si è cagato addosso, bravo. Se la teneva, se la teneva lì al telefono. Ce l'avevo in canna dalle altre ore. Non c'è cosa peggiore, perché ogni tanto nella chat mando le mie scorregge durante il fine settimana. Ne avevo una bellissima, l'ho trattenuta e mi sono cagato addosso. Che brutto. Mia moglie alle 2:30 del mattino mi dice: chi è che ti scrive a quest'ora? No, Marco, amore, sarà successo qualcosa. Messaggio della notte. Squicciato. No, non rido, no, non rido, è bellissima. Ah, eccola qua, guarda, l'ho trovata. Senti che bella, senti che bella questa. Senti, attenzione. Bellissimo. No, ho detto. No. È bello che mi hanno messo i cuoricini. È la scorreggia contrariata. Pensa alla faccia di mia moglie quando ho ascoltato il messaggio in piena notte. Risentiamo. Senti. Che roba. Sono soddisfazioni, ragazzi. No. È la diniego, Senti, a parte scorreggiare, cosa fai nella vita, Mario, a Brescia? Allora, io lavoro in coloreificio. Okay. E poi fine settimana in pizzeria. Siete venuti anche 10 anni fa a mangiare da me. Ah, mi ricordo. Ah, ecco chi è! Cazzo, quello della pizzeria vicino a Brescia. Bravo! Si ricorda? No, non si ricorda mai. Una merda. Sì, dai, quello che lavorava nel coloreificio. Fabio c'era? Infatti non c'era quella merda. Allora c'è di te. Ma loro si sono divertiti così tanto che me l'hanno raccontata e io ancora me lo ricordo. L'hai fatta tua dal divertimento, incredibile. Sì. Va bene, senti stronzone, potresti aggiudicarti l'oggetto per bravi ragazzi, concentrati, giochiamo davanti un altro. Aspetta. www.fumagazzi.it. Cazzo, se la scorreggiavi, ti giuro. Avanti a un altro. Cavaliere del lavoro diventare. Avanti a un altro. Il gioco dell'inculata. Allora, caro amico pettomane, sai come funziona il gioco? Ormai lo facciamo da tanto tempo, quindi non c'è bisogno che te lo spieghi. Partiamo col tempo, via, dai. Si chiude su se stesso per proteggersi. Riccio, cazzo dall'andrologo. Cazzo dall'andrologo. Bravo. Usanza carnevalesca nelle periferie anni 80. A. Mascherarsi da Pierrot e Zorro. Schiuma depilatoria e pestaggi ai babbi. Schiuma depilatoria. Giusto. Bravissimo. Ingoia grossi quantitativi di pesce. Malena. Balena. Malena. Mamma mia, che figlia. Fritta è buonissima anche lei. Salvia. La merda. La merda. Custodisce i ricordi più belli. Album. Scopa amica maialissima. Scopa amica maialissima. Che benedizione. Si è aperto, scusami, un archivio ad Alisei. Io ho visto negli occhi tutti i numeri di telefono delle sporcaccione. Mamma mia. Ragazzi, scusate, troppi ricordi. Innanzi a lui saremo giudicati. Dio, padre meridionale al primo appuntamento. Padre meridionale. Casca e si rialza più volte. Ringo in moto, persona tenace. Ringo in moto. Che poi è un ossimoro, la stessa cosa. Sì, certo. Fa malissimo alla salute. Il fumo, incendiarsi il cazzo con l'alcol mentre ci si getta dal sesto piano sopra una Mieti Trebbi accesa durante uno scontro a fuoco. La Madonna. Incendiarsi il cazzo insieme a tutto quello che hai detto te, Paolo. Spinge velocemente per crearsi un varco. Picchio il fidanzato al primo anal.
fidanzata prima Ana. L'ultima domanda: comincia presto, finisce presto e non pulisce il water? Luisa negli spot anni 80, quello in colite all'autogrill. Quello in colite all'autogrill. Bravo! Bravo! Ne ha sbagliata una. Sentiva che era un grande, un grande. Già uno che apre la telefonata con una scorreggia è il numero uno del mondo. E io per questo ti voglio premiare. Io sento fortemente una connessione tra di noi. Siamo fratelli di culo. Mario, allora attenzione, se riesci a scorreggiare ancora ti do anche un modello bello, però devi... aspetta. No, non bella. Sai che gli è uscito l'intestino adesso, sai? C'è due ernie. Voglio essere la tua ragazza. Anale, ragazzi. Chissà che boom quando gli fai sentire pensa la telefonata. RDS. Sì. RDS, i direttori in questo momento lunedì mattina si ritrovano tutti con il mega presidente, con i grafici. Com'è possibile che lo Zoo di 105 sia ancora il programma più ascoltato d'Italia? Sentiamolo, senti l'ascoltatore. Oh, zitti. Scusa Pippo, fai sentire la scorreggia di mia moglie, però ce l'avevi prima. Senti che bella. Senti, eh. Mamma mia, è imbattibile. Quella finale. Il grisù. Questo è Yellowstone. Lo sparo alla schiena. Sì. Di nuovo. Vai, perché è bellissimo. Un capolavoro. Oh, la finale. Senti, silenzio tutti. Silenzio. Bravo, la finale. No. Il senso di sollievo. Mi piace il mio. Esce. Senti, ti regaliamo un orologio della Fumagazzi scelto dai nostri onore. Amici della Fumagazzi, e in più ovviamente ti mandiamo a casa anche il kit di Radio 105, che include un sacco di robe inutili. Basta con la confidenza. Ciao Mario, hai rotto il cazzo. Ciao Mario, buona giornata. Ciao. Segui il tuo istinto. Gli dai un Fumagazzi, si prendono tutto il braccio. È così. Però che bello scorreggiare così in diretta. Meraviglioso. Anche cose migliori. Allora, io lo dico agli ascoltatori: sono anni. Forse anni no, mesi che dico smettiamo di fare sto giochino del cazzo, facciamo una bella gara di scorregge su Telegram e poi le mandiamo in onda, perché ovviamente è difficile scorreggiare in tempo reale. Invece allora, è meraviglioso. Qualche tempo fa avevamo fatto, grazie alle scorregge raccolte su Telegram, se non sbaglio, una chart, una fart chart. Se volete ne organizziamo una per domani. Allora andate in questo momento su Telegram, raggiungete l'isola dello zoo, ok? E lasciate nello spazio apposito che adesso Francesco Maggioni crea, se no gli spezzo gli occhi. Bravo. La vostra scorreggia, quindi da qui alle prossime 18 ore, se dovete scorreggiare fatelo su Telegram. Un professionista la lasciò così, senti. Che bella. Questa è la giurassica. Mamma mia, che bella. La diretta è sempre la diretta, Ma in diretta non riesci. Ma non ce la fai, come ce la fai. A comando. C'è gente che ce la fa. No, è lì la difficoltà. Appunto. Cioè, allora o sei lo scorreggione lì, il petomane, allora lo fai di mestiere, sennò è difficile. Però se scovassimo questo artista sarebbe il top. Vabbè, comunque proviamo a vedere così sulla pagina Telegram dello Zoo, l'isola dello Zoo, come ve la cavate. Domani stiliamo la classifica, nomineremo il vincitore. Se il vincitore è uno in grado di farlo anche a comando, beh, allora lì ragazzi si apre una parentesi meravigliosa. Allora, qualcuno dice: ragazzi, non dico cagate, vi consiglio di indagare su Zanfretta. Forse l'avevamo già fatto. Sì, era uno che viaggiava nel tempo, se non sbaglio, no? Sì. E poi un altro mi dice che motore monta la DeLorean. Lascia sta. È una roba veramente pietosa. Allora, PVR, Peugeot, Volvo e Renault. Un miscuglio di merda. Una roba... No, veramente, si chiama PVR il motore. È un miscuglio. Una cagata di motore, però al mio no. Il mio adesso va. Va come una Captur. 300 cavalli c'ha adesso. Adesso va. Fai sentire il rumore della mia macchina, per favore, ovvero la scorreggia di mia moglie. Aspetta, questo rumore qua, senti che rumore che aspetta, fa. Senti, aspetta, che in basso. Marco accendo. Sale in macchina. E nell'archivio quello pesante. Aspetta. La macchina. Quando l'accendi fa così. No. Ha tirato l'aria per partire. Ma ti volevo fare una domanda. Ma la tua macchina fa quel psi. Cosa? Che si sente in Ritorno al Futuro quando c'è la DeLorean. Cosa? Uii,
quello, sì, quella roba. No, oh. Quella, sai che è stata doppiata nel film? Eh? Oh. Cioè il rumore della macchina che senti nel film Ritorno al futuro, oh, in realtà è di una Porsche 928. Oh, che delusione. L'hanno doppiata perché faceva schifo il rumore anche, una merda, che una delusione. Sì, 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 quel wii lì l'hanno messo nel film. Non c'è, non esiste. Se vuoi avere quel rumore lì devi spendere un settantello e te la fai fare come quella di Ritorno al futuro. Può prendere l'osteoporosi, certo. Va bene, allora Bestie oggi, questo programma che sta avendo è un podcast praticamente, sì, pagato dai contribuenti, pagatissimo. Hanno intervistato colui che insieme a me in questo momento sono in testa alle classifiche dei podcast. E non me lo spiego, e non me lo spiegherò mai. Oltretutto domani va in onda, se non sbaglio, la seconda puntata e io non ci sono. Pensa che, quindi che sarete ancora prima per almeno una settimana. È perfettamente in linea, sì, questa, sì, seconda intervista fatta a Rovazzi, in cui parla, uh-huh, appunto di questo tipo di, sì, 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 proprio una scelta editoriale fighissima proprio, cioè parti con un programma nuovo e la seconda puntata l'unica in cui non ci sono, sì, perché non mi andava, no, perché in realtà c'era lo zoo e poi non mi andava, non, cioè, avevo voglia, allora, di parlare con Saviano e Joliet, mi è una tristezza. Però Marco, scusami, la popolazione mondiale si divide in due: quelli che mangiano le uova col bacon mangiano subito il bacon e quelli che lo lasciano per ultimo. Rovazzi di quelli che lo lascia per ultimo, quindi ha mangiato subito l'uovo per levarselo dai coglioni, così poi ha 8 puntate di bacon. No, sono 13 in totale le puntate che abbiamo fatto. Allora ha 11 puntate di bacon, si è tolto subito l'uovo. Comunque, capito? C'è poi anche non chi mangia bacon e uovo insieme, eh? Sono insieme, sì, vero, potenziali omicidi che dovrebbero essere rinchiusi nelle profondità dell'oceano. Sentiamo Bestie, andiamo. Sei sicuro, eh? Ben ritrovati. E grazie dei continui consensi che stiamo riscuotendo con il podcast mascherato da programma televisivo più costoso di sempre. Eh sì. E a proposito di podcast, stasera ci è venuto a trovare nuovamente il cazzaro coi baffetti, perché è in promozione con un suo di podcast. Eh sì. E anche una cagata di brano da discoteca da 1000 lire. Brutto. Diamo il benvenuto al mitico baffetto Fabio Rovazzi. Ciao Fabio. Ciao bella raga e grazie di avermi fatto tornare. Sai, in queste settimane devo spingere come un bastardo, perché mi devo fare l'estate a fare serate e se non faccio il botto con il podcast poi Mazzoli mi caga il cazzo. È vero. Ah già, ecco. Giancoso Mazzoli, quello coi capelli da paggetto. Quindi siete in due nel podcast che hai appena lanciato. Sì, si chiama 2046 ed è un'idea mia, scritta da me, no, condotta, no, da me, pagata da, no, me. E poi sì, ci c'è anche Coso. Ammazza che ego, ma scusa, da quello che sto leggendo nelle note non è così come la stai dicendo. Qui c'è scritto che è una idea nata da una cena con Paggetto della Radio delle Parolacce, sì, e te con un altro tizio che poi va mannato a fanculo. Sì, sì, ma sai che la stampa dice un sacco di frottole. Ma che, no, cazzo stai a dì? Sto foglio me l'ha dato il vostro ufficio stampa. Beh, devo verificare. Sai, io sono un essere perfetto, ma non posso pretendere che chi lavora per la mia, certo, immensa fucina creativa possa avere gli stessi standard di performance di un dio come me. Certo. Scusami un attimo, Fabio, che vado ad aprire le finestre per fare uscire un po' di cazzate. Scusi, era una cazzata volante dello sparaminchiate. Allora, so che il podcast 2046 con Paggetto Volgarotti sta andando molto bene. Siete contenti, immagino. So che avete moltissimi ospiti, tra cui avrete anche Fazio, se non sbaglio. Sì, siamo molto contenti, io e Rovazzi, perché non avremmo mai pensato di essere in classifica al primo posto in così tanti paesi del mondo. Certo. Ma come tu e Rovazzi? Fazio mi ha pressato per giorni per partecipare, mi chiamava di notte. Addirittura, no, certo, certo. Poi, quando è venuto in scooter sotto casa a farmi la posta travestito da Glovers, ho dovuto dirgli di sì e l'ho invitato, altrimenti non mi mollava più. Immagino è tipico di Fazio travestirsi, sì, da cingalese, sì, per stalkerizzare, sì, quelli coi baffi anni 70. Ma senti, parlami un po' di questo Francesco Mazzoli, è quello, no, del, Marco, programma che dice le porcherie, giusto? Sì. Mazzoli, non mi è nuovo, ma non mi viene in mente chi sia. Ma come, ma se state facendo assieme un podcast sei qui per promuoverlo, so visto la puntata ieri e lì con te a condurre. C'è anche sul tuo Instagram che hai dormito a casa sua a Miami. Può darsi, ma sai, conosco così tanta gente che non lo faccio apposta. Poi sai com'è in queste cose, quando sei iperfamoso ti basta fare un sorriso nella foto di un fan e poi lui va in giro a dire di conoscerti. Vabbè, ho capito. Ecco, i 20 denari te li lascio qui per terra. Allora cambiamo discorso. So che sei in promozione
situazione con un brano da discoteca sì. che si chiama Maranza Brutto. E che sfotte i marocchini. Ma no, che dici? No, assolutamente non prende in giro nessuno. È solo uno spaccato della nostra società moderna in un chiaro messaggio di contemporaneità. Un prodotto di altissimo livello con un messaggio importante per le nuove generazioni. Dovrebbe essere già triplo disco di platino. Ma adesso, no. se non sbaglio. No, ti sbagli. Impossibile, io non sbaglio mai. Ok, ok, basta dai. Per stasera ho somatizzato abbastanza. Salutiamo Fabio Rovazzi e il suo ego ipertrofico e diamo appuntamento alla prossima settimana. Ciao Fabio e grazie di averci degnato della tua presenza. Figurati, per me fare del bene è una priorità, quindi seguite 2024 il mio podcast assieme a Coso Volgare. Ciao e grazie a Dio per avermi fatto speciale. Ma vaffanculo, va. No, povero Fabio, dai. Sbattuto tantissimo, Paolo. Sì, è promozione, Paolo. Si fa come si promozione. Sì, parlatene bene, parlatene male. Bene, parlane male, l'importante è che se ne parli, certo, certo, certo. È così lui, cazzo. Porca miseria, ti sei fatto comandare da uno così. Eh beh, oh, lui ha fatto andiamo a comandare. Sì, scherzo, sì. scherzo, Marco, scherzo. Ti sei fatto comandare. Sei fatto ma mettere me i piedi in testa. Ma basta, piedi piccoli, ma sto scherzando. Dai, no, non stai scherzando, scemo. No. Scemo. Pilotare come un robottino. Ancora continua, vai, vai. Sempre per scherzare, si dice. Sì, certo. Pensa che dicono lo stesso di te nei miei confronti. È un programma che non piace. Il più querelato e il più mutato d'Italia si ferma e va a fare un esame di coscienza. A dopo. Uè, sono il paggetto Volgarotto da oggi in poi, mi raccomando. Bello, grande Franci. Grazie. Ah, vedi, però involontariamente è una cosa che mi mette in difficoltà. Voi dite disco o traccia? Ma che cazzo di domanda pezzo, è? Pezzo, io dico pezzo, pezzo. Minchia, bello sto pezzo. Lo chiamo Besurb. Sì, ognuno, tu Puccione come lo chiami? Come lo bella chiami? Tu che sei giornalista. Canzone come senti? Canzone da Sanremo. No, lei dice che bello questo minuetto. C'ha ragione. Bella canzone, che pezzo è? Traccia è da boomer ormai. No, è disco che è da boomer. Quando dici disco un pezzo, un bel pezzo. Allora, i ragazzi dicono mixtape. Ma sì. Che dici? Ma mixtape, che mixtape è un'altra dici? Cosa. Mixtape è un mixato, è la cassetta mixata. Questo non l'hanno mixata, l'ha messa lì così. Ma no, è una demo il mixtape. Allora niente, ritratto. Allora non sei un cazzo. Basta, i ragazzi non dicono niente. Velocemente, notizie del cazzo, cioè storie assurde sul membro maschile. Allora, tra incidenti medici fuori dal comune e curiosità storiche, queste storie vi lasceranno a bocca aperta. Scrive la Chicca, Quindi si è messa lì a cercare notizie del cazzo, vi dico solo questo. Allora, sai che è una golosa. Lo so. Allora, un tizio ha deciso di iniettarsi della cocaina direttamente nel suo uccello. Un attimo di pura disperazione che si è trasformato in una corsa all'ospedale dove i medici hanno cercato di salvarlo. Non lo so. Sai che pensava che diventasse più... Non lo so. Avrà detto, figa, lo drogo, diventerà... In realtà poi, effetto questo Viagra. Va detto... La cocaina non ti fa tirare più l'uccello, ma mai, sapete, ma nella questo? Vita, mai. Cioè, all'inizio, le prime volte dicono sì, sì, perché sei tutto eccitato, poi il tuo corpo si abitua, non ti tira più l'uccello proprio. Ma mai, sappiatelo. Poi andiamo avanti. Un altro invece ha deciso di tatuarsi tutto l'uccello per renderlo più attraente, è stata la giustificazione. Bravo. Gli è venuta un'infezione della Madonna e ha rischiato di perdere l'uccello. E poi c'era il terzo che non trovo più. Aspetta, dove cazzo è? Ha deciso di farsi. Ha deciso di farsi impiantare delle pietre preziose sul prepuzio. Perché no? Ma scusa, io non so. Adesso... No, ma io non so voi. Ma quando voi avete un rapporto con una donna, cioè non è che lo estrai e stai un quarto d'ora a discutere sulla bellezza del tuo pene. Marco, credo, no? Io credo che una persona che si fa infilare i lapislazzoli nel pene non abbia una vita sessuale regolare e gratis soprattutto. Sì, ma immagino lui che dice mi faccio mettere questi diamanti sull'uccello così poi lo estraggo e facciamo un 20 minuti in conversazione sulla bellezza e la ricchezza del mio pene. Allora, scusa, lui fa questo programma su un canale regionale di Pavia dove
dove vende le pietre preziose incastonate nel suo pene. Sai qual è il problema? È che è una zona che è coperta notoriamente. Ah, va, va, va. Quindi quando, quando arrivi in mezzo agli amici, devi sempre dire: oh, ma sai che c'ho le pietre sul cazzo? Allora, hai fatto l'investimento, lo vuoi sfoggiare. Quindi ogni tre minuti, quando parli con qualcuno, anche una persona nuova, sei al ristorante, stai conversando: ah, oh, tu che fai? Io faccio l'idraulico. Da, cena di lavoro, salve. Ah, ma te l'ho detto che ho le pietre preziose sul cazzo? Vuoi vedere? E pensa al tipo che accetta e con il monocolo si mette lì a cinema. Ma pensa a tatuarlo, tatuarlo tutto. Pensa che è male, perché poi quella zona lì è piena di nervi, ma di capillari, fuori. Ma sei fuori di testa, un dolore. Però secondo me, allora il pene no, no, perché è veramente doloroso. Però la zona intorno, fare un bel trump layer, secondo me ci sta. Tipo che ne so, col Vesuvio dietro, cioè creare l'illusione ottica. Perché ne so, un Bernini, capito, con un corridoio. Vabbè, mia moglie da giovane si è fatta un po' di tatuaggi in zone dove non avrebbe dovuto farseli. Tipo il palato che non si vede. No, nel senso che comunque, cioè, adesso sono tutti mezzi sbiaditi, li so solo io, perché spero almeno. Li conosco. No, Marco, ultimamente... se sono lì, qualcuno li doveva vedere, sappio. Però Marco, c'è anche da dire che li ha fatti in carcere e all'epoca usava. Ma no, non è stata in carcere, mia moglie. Allora ho sbagliato l'ipotesi. Pensavo ma vai a fanculo, ma quanto sei cretino. Sì. Però effettivamente, cioè, il tatuaggio va ponderato, cioè va fatto. Sì. Poi ognuno fa il cazzo che vuole con il proprio corpo. I serpenti. Adesso c'è. Ma... è bellissimo il mio serpente. Il pollo, no. C'è il fagiano. Sì, sì. C'è il fagiano. Cos'è che c'hai sul braccio tu? Fai vedere cos'è, no, che c'hai. C'hai il colibrì un po' grosso. Mamma mia. Ma che cazzo c'entra? Il mio colibrì è bellissimo. Ma è molto grosso. Aspetta un secondo, Pippo, voglio sganciarmi un attimo e riavvio la linea. Aspetta, stai solo? Lì, eh. Intanto me la prendo sì, solo bastardo. Cos'è c'è? No, un secondo, se dite due robe sul tatuaggio di merda di Paolo. Ma non è un tatuaggio di merda, non è coloratissimo. Ma non è. Questo è bellissimo quello che mi ha fatto. Questo è stupendo. Prima che prendessi il sole e diventasse praticamente. Non ho detto che è di merda, ho detto che la dimensione del colibrì è un po' grossa. Sì. Vabbè, sono grosso. Sì. Come se ti fai un elefante di un millimetro. Capito? Vabbè, che cosa c'è? Ti fai il tatuaggio? Vabbè, basta, ho riavviato, a posto. La linea a posto. Che ti fai un tatuaggio di un elefante e lo fai tutta la schiena. La linea non va, ma avete messo una merda. Gaddia! Che succede? Grazie, scusate. A proposito di Gaddia, ho incontrato sul tram nella terza tarpa della Birran, che ovviamente ho fatto in metropolitana, un collega di Gaddia, volevo portargli i suoi saluti, ma non mi ricordo come si chiama. Informazione inutile, niente, per darti il tempo. Hai capito? Hai fatto. No, ma in 60 persone si stanno occupando di questa linea che non funziona, cioè è un incubo, è un incubo. Lo spiego agli ascoltatori così capiscono. In base alla latenza, al ritardo che c'è, noi riusciamo a fare il programma più fluido o meno fluido. Se ho 40 millisecondi di ritardo, è come se fossi in camera. Sei con fluidissimo. Loro, cioè come se fossi sono fluidissimo. Se diventano 60 già è un piccolo ritardino in più. Se diventano 80 non si riesce più a parlare, a 100 è finita e purtroppo sta non è stabile. Glielo dico da mesi, ha mandato qua uno, ma non funziona un cazzo. Rimandiamo Patrick, via. Dai. Sì, certo, a far cosa? Mangiare. In un albergo peggiore. E farlo soffrire in un posto di merda. Via, dai. Allora, visto che spesso mi date del complottista, eccetera, c'è un blocco che non ho fatto io, però si chiama Complotti e Complottosi. Prego, Pipuzzo, andiamo, vai. La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Ah, okay. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a... Complotti complottosi! Era il XV secolo avanti Cristo, in Romania, quando il mondo intero venne sconvolto dalla spietatezza e la sanguinolenza di Sua Eccellenza, Lord Vlad Tapes III. Come avanti Cristo? Ricordo bene. In quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. È impossibile. Tutti dicevano fosse un pazzo impalatore, ma io non ci credevo e mi sono detto: e se fosse un'astronave? Ma chi è Dracula? Lui? Stiamo parlando del presunto Conte Dracula. Tutti sappiamo che il Conte Dracula era un vampiro, ma non tutti sanno cos'è un vampiro. Trattasi di una creatura criminale terrorista con evidenti problemi di anemia dall'aspetto spaventoso. A differenza di quelle checche ricchione di Twilight, i vampiri veri fanno molta paura. Una volta, un giorno soleggiato, ho visto un vampiro e mi sono avvicinato sperando che luccicasse come in Twilight, ma invece mi ha staccato un orecchio. Incredibile!
Purtroppo per lui non era un vampiro, ma un semplice Mike Tyson. Che vogliamo precisare, non è un vampiro, ma un e i si sa, non sono vampiri, ma bensì cacciatori di vampiri. Ehi, hey, salve ragazzi, sono Wesley Snipes, quello che ha fatto Blade. Nessuno si ricorda il mio nome, ma io sono l'attore che ha fatto Blade. Ve lo ricordate, Blade? Sì. Quel film in cui combatto i vampiri. Sì. Ma ora sono qui per dirvi un terribile segreto. Quel film non era un film. Cos'era? Documentario, certo. Esattamente come ha detto quello che ha fatto Blade, quel film non era un film, ma un documentario con immagini vere. Inizialmente Blade si chiamava Vampires for Profit e l'avevano girato con l'intento di mostrare al mondo la guerra segreta tra vampiri e i neri. Ma con tutti i nomi importanti che avevano tirato fuori, poco prima che uscisse, ci hanno costretto a cambiare il montaggio trasformandolo in un film d'azione. Ma comunque ci abbiamo guadagnato, eh? Ma chi fu ad impedire la verità? Chi ha così intenzione di nascondere questi terribili segreti? La risposta vi scioccherà. Arriva dall'alto e dalla discendenza reale. Niente poco di meno che Principe Carlo, il re d'Inghilterra. Ricordo ancora, quando stavo per raccontare a tutti dei vampiri, boia Faust, senti un rumore sordo di ali svolazzanti, come un drago che sta andando a distruggere tutto. Era il principe Carlo che con le sue immense orecchie volanti venne a prendermi e mi uccise. Ed io che speravo fosse Dumbo. Se l'hai ucciso, poi come fai? Ma perché, vi chiederete? Perché principe Carlo è lui stesso un vampiro. La spiegazione è semplice. Il conte Dracula è il bis 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 nonno di Carlo. Questa parentela passa attraverso la linea di sangue della regina Maria di Teck, duchessa di Tuck, consorte di re Giorgio V. Quinto. Cioè il nonno di Elisabetta II. Seconda. Che era la madre di Carlo. Tutto chiaro, no? Tutto chiarissimo. Carlo è imparentato con la regina Margherita di Romania, che non ha nessun potere monarchico, ma ha molti poteri vampireschi, come dimostrato dalla foto che potete vedere. Non la vediamo, non si vede. Venuta bene, Non la vediamo. Vista? No, non l'abbiamo vista. A convalidare questa incredibile verità, abbiamo mandato un nostro complice direttamente dal principe re Carlo. Sì. Il nostro inviato, con una telecamera nascosta, ha finto di volergli fare delle semplici domande sul tè, ma disseminando l'intervista di subdoli e nascosti messaggi subliminali. Sì. Allora, signor principe, lei preferisce il Twinings o sangue di vergine? Ovviamente, il sangue di una vergine. Detto dopo. Sentito? Sottile humor inglese o terribile verità tra le righe. Ma ad un certo punto dell'intervista decidiamo di fare molto di più. Mi dica, signor principe, se mangiassi tutto questo aglio davanti a lei e mi mettesse a parlarle vicino, le darebbe fastidio? Anche a me. Fastidio? Mamma mia, che schifo. Aglio! Darebbe fastidio a chiunque. Chiunque sia un vampiro! Lasciatemi! Lasciatemi! Vampiro! Per favore, portatelo via, grazie. Portatelo via, grazie. Queste le ultime parole pronunciate solennemente dal re principe Carlo in quella fatale intervista. Ma a chi parlava? Credo siamo tutti all'unanime nel dire che stesse parlando ai suoi schiavi mostruosi. Ma avete mai visto il principe re Carlo specchiarsi? Se lo avesse fatto almeno una volta nella vita, saprebbe di essere brutto in culo. Ma non può specchiarsi, perché è un vampiro. Solo uno zoppo che impara a camminare potrebbe mettere in dubbio quest'incredibile verità. Ma vi lasciamo con una chicca. Quanti sono i denti giganti dei vampiri? Due. Esatto. E quante sono le orecchie a sventola di Carlo? Due. Dobbiamo aggiungere altro? Lasciamo a voi formulare la vostra teoria. Anche se la verità, noi non la sapremo mai. Però sulla roba gli devo dar ragione. Il principe Carlo è brutto come la merda. E adesso è re, tra l'altro. È brutto. Re Carlo. Tra l'altro è vietato a corte di Inghilterra mangiare l'aglio. Non la mangiano i regnanti. Non mangiano l'aglio. Porca miseria, vedi. Poi scusatemi, è vietato adesso mangiarlo dentro. Loro escono, si fanno la pasta al pesto e poi rientrano. Ragazzi, scusa, dammi la base giusta, Pippo, prima di mettere la sigla di chiusura. Cioè, avete visto Erasmo? Dai, su. Lui è il principe Carlo. No.
Allora, è normale credere in queste storie quando si ha a che fare con uno che è palesemente un pipistrello, insomma. Sai che, adesso che mi ci fai pensare, nella vecchia sede di Miami non c'era il crocifisso in studio. E neanche gli spezzi. Sì, il bagno sì, era coperto da una cosa, da un telo nero. Non è vero, c'era lo specchio. Alimentiamo i racconti. E poi hai notato che il corridoio per entrare era buio, pesto, senza finestre. Dove c'era quel cavallo nero legato con la schiuma alla bocca? Sì. Non c'era nessun cavallo nero. E poi hai notato che pensa come l'hanno nascosto bene. Le finestre erano tutte coperte da delle tende scure. Tende scure, c'era lo specchio. No, lo specchio era visibilissimo. Sì, ma è quello magico, solo quello magico. E la non presenza di legno per creare un paletto di frassino? Tu volevi mettere il parquet, lui? No, mettiamo il linoleo. Loro no. Vanno in onda sempre alle 23 di notte. Di sera, chissà perché. Che lui chissà appena perché. Sveglio sta facendo colazione con un bambino. E poi Babalù, non vuol dire niente. Babalù è un'invenzione. È una magia voodoo. Belzebù, Babalù. Adesso hai detto Babalù, vedi, sono morti 40 anziani. Ladroni. In Papuasia. È incredibile. Vabbè, la Papuasia è grande. Chi se ne frega. Va bene, ci risentiamo domani alle 2. Grazie a Pippo, la Puccioni, grazie alla Chicca, quei due squilibrati di Paolo e Fabio e quel bellissimo ragazzo di Mazzoli. Bravo, bello. Ciao, bravo. Molto ciao. Bello. Biondo, ciao, biondo, Francesco. Biondo. Ciao, Franci. Ma non sono Francesco, perché Francesco? Scusa. Sono Dorovazzi, adesso sei Francesco. Ciao. Ciao. Grazie. Iscriviti al canale. Un saluto da Nios.